Come molti, mi sono avvicinato a 51 Worldwide Games con scetticismo. Già il titolo e la copertina fanno pensare al classico esperimento riesumato direttamente dal periodo di Wii e Nintendo DS, un gioco pensato per un pubblico casual, non avvezzo alle dinamiche dei videogame e quindi trascurabile come esperienza ludica. 51, lo chiamerò così per comodità, in realtà mi ha parecchio sorpreso, perché nell'esplorarlo mi sono ritrovato davanti a quello che potremmo considerare un po' come il diretto discendente di Wii Play, piuttosto che un esponente della categoria alla Brain Training. Non è un titolo perfetto, anzi c'è qualche difetto che lascia parecchio perplessi, ma a mio avviso è strano come il titolo sia passato sostanzialmente in sordina, almeno in Italia. In un periodo di magra come questo avrebbe sicuramente meritato più attenzione e ora vi spiego il perché. Prima però, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi, per aiutarmi a crescere col canale. Come lascia intendere il nome, 51 Worldwide Games è una collezione di ben 51 giochi da tavolo, 52 se prendiamo in considerazione anche il simulatore di pianoforte aggiunto in coda come bonus. La definizione gioco da tavolo in realtà è parecchio limitante, perché il roster di titoli si espande ben oltre l'offerta dei giochi da salotto. Oltre ai giochi di carte e ai grandi classici come dama, scacchi, backgammon e domino, abbiamo quindi parecchi titoli sportivi, come le versioni miniaturizzate della box, il baseball, il biliardino e anche il tennis. Per molti versi, grazie alla presenza di bowling e freccette, è facile che i ricordi vadano al glorioso passato di Wii Sports, ma la finalità di 51 è ben diversa. Se la celebre collection per Wii aveva lo scopo di introdurre i giocatori alla rivoluzione del motion control e ogni sport cercava di simulare nel modo più fedele possibile gestualità e movimento dell'attività motoria, il titolo per Switch è più un party game pensato per intrattenere sfruttando appieno le potenzialità ibride della console, e ci riesce piuttosto bene, anche se delle limitazioni senza senso depotenziano l'accessibilità in multiplayer, che per un party game è forse la peggiore delle situazioni. Ma andiamo con ordine. C'è innanzitutto una modalità single player che ci permetterà di interagire su un mappamondo con dei personaggi insegnanti che ci proporranno dei gruppi tematici di giochi. Questa sorta di modalità avventura non è assolutamente obbligatoria, anche perché tutti e 51 i titoli saranno disponibili da subito. È più una sorta di introduzione e tutorial ai vari giochi. Possiamo notare però la cura che è stata riposta nel confezionare 51, che è più di una semplice e banale raccolta. Il gioco è graziato da un'estetica azzeccatissima che valorizza ogni singolo elemento presente su schermo, tanto con la grafica quanto con l'audio. Già solo scorrere e organizzare le icone è in un certo senso appagante, grazie a delle animazioni fluide e dei suoni azzeccatissimi. E la stessa cura è stata riposta in ognuno dei 51 scenari, composti non solo dai tabelloni o dai campi di gioco, ma anche da tutti gli ambienti che li ospitano. Se anche l'occhio vuole la sua parte, la presentazione di 51, particolare e dettagliata, invoglia sicuramente il giocatore a curiosare da un gioco all'altro. A proposito di curiosità, è molto apprezzabile il filmato di presentazione che accompagna ogni nuova partita, così come le informazioni e le chicche storiche sbloccabili ogni qualvolta riusciremo a battere la CPU a un grado maggiore di difficoltà. Questi sono dei piacevoli incentivi a migliorare le proprie prestazioni, ottenendo la valutazione massima in tutti i giochi, perché è chiaro che una volta capite le singole regole c'è ben poco da fare da soli, se non passare oltre. Chiariamoci, per me questo è un aspetto fondamentale. 51 è un ottimo punto di accesso a giochi tradizionali che magari ci hanno sempre incuriosito ma non abbiamo mai imparato a giocare. Questo grazie a delle schede e tutorial impeccabili, alla possibilità di attivare degli aiuti in game o anche quella di annullare l'ultima mossa eseguita per ritornare sui propri passi. Io ad esempio sono stato felicissimo di aver finalmente capito le regole alla base dell'Hanafuda e benché non sia un giocatore esperto ne riesco ad apprezzare la bellezza. Così come non pensavo sarei diventato assuefatto in tempo record a Yacht, una sorta di poker con i dadi, gioco che mi ha stregato già dalla prima mano. La selezione di giochi disponibili è insomma variegata e azzeccatissima, e ognuno troverà le sue attività preferite, tra giochi di carte, sfide di logica ed esperimenti simulativi. Per me la parte più debole dell'offerta, almeno in giocatore singolo, risiede proprio nelle versioni da tavola di sport come box, tennis, calcio e anche pesca.
Si tratta di reinterpretazioni troppo semplicistiche che esauriscono le loro possibilità in pochi round, rendendo la sfida contro il computer senza mordente. Situazione che a rigor di logica dovrebbe ribaltarsi completamente in multiplayer, ma è proprio quando si gioca in compagnia che emergono i veri problemi di 51. Nintendo ha creato forse il sistema più complicato mai visto di multigiocatore in locale, complesso, poco intuitivo e soprattutto pieno di limitazioni inspiegabili. Il multiplayer per due giocatori su una singola console può avvenire in due modalità, o tramite i Joy-Con singoli oppure con il touchscreen. Nel primo dei casi ovviamente non avremo accesso ad alcuni titoli per ovvie limitazioni dei giochi stessi. Ad essere eliminati dalla lista saranno i solitari e i giochi di carte che richiedono di tenere nascosta la propria mano agli avversari. La modalità touch invece è pensata per ancora meno titoli, ma fino a qui direi tutto normale e comprensibile. I problemi insorgono quando da due si passa a tre o quattro giocatori. Qui si potranno aggiungere degli sfidanti solo con dei Joy-Con singoli, escludendo così dall'equazione il Pro Controller o i Joy-Con unificati, e inoltre calerà drasticamente il numero di giochi a cui potremo prendere parte. Rimarranno a nostra disposizione solo Blackjack, Ludo e Dama Cinese. E se 48 su 51 vi sembra un numero fuori di testa, aspettate di mettere 4 giocatori. Qui, sempre con altrettanti Joy-Con, non potrete giocare neanche a Dama Cinese, limitando la scelta solo a Blackjack e Ludo. Ok, Dama Cinese è un gioco pensato per tre giocatori, ma che senso ha escludere simulatori come Freccette o Bowling che si svolgono a turni? Perché i giochi dei carri armati o le macchinine radiocomandate non sono selezionabili? Il fatto è che in modalità locale su più console questi permettono di giocare fino a 4 giocatori, rendendo l'esclusione totalmente arbitraria e immotivata. Aggiungendo il numero di console, se possibile, le cose si complicano ancora di più. Come riportato sul retro della copertina, è possibile scaricare dall'eShop una versione demo del gioco, la Guest Edition, che permette di divertirsi con 4 di fila, domino, presidente e pista elettrica. Inoltre, tramite comunicazione locale, fino a 4 console possono sfidarsi in multiplayer a questi titoli. Però, la Guest Edition permette di partecipare alle stanze in locale con un'altra console che abbia a disposizione la versione completa del gioco. Un po' come accadeva ai tempi del multiplayer su DS, basta una sola cartuccia per permettere a più console di partecipare alla stessa stanza. Ma qui può esserci al massimo un giocatore su console, situazione che cambia nuovamente con la modalità mosaico, ovvero quando si mettono in prossimità più Switch per estendere lo schermo di gioco. Qui di nuovo, con i Joy-Con singoli, possono partecipare più utenti sulla stessa console, andando ad aggiungere un ulteriore livello di complessità a una situazione a dir poco caotica. Per farla breve, per me tutto questo è paradossale. Un titolo pensato chiaramente per essere un'esperienza condivisa, un party game a tutti gli effetti, è strutturato per due giocatori al massimo. Altrimenti, se volete giocare con i vostri familiari o invitando amici a casa, dovrete assicurarvi di avere più di una console a portata di mano, uno scenario che lascia parecchio allibiti. La speranza è che col tempo Nintendo corregga il tiro con delle patch rendendo meno complesso il multigiocatore, ma conti fatti, ora come ora, 51 Worldwide Games non è considerabile un party game ai livelli di Mario Party, Mario Kart o qualsiasi altro titolo contempli 4 giocatori simultanei sulla stessa console. E questo è uno spreco enorme, perché oltretutto 51 è un'ottima vetrina della natura ibrida della console e dei suoi Joy-Con. Bowling e Freccette implementano a dovere il giroscopio, Yacht ci ricorda la precisione dell'HD Rumble, così come la modalità mosaico è sempre sbalorditiva. Questi sono solo alcuni esempi dove viene sfruttata appieno la versatilità di Switch, ed è per questo che vi ho detto in apertura che per me ci troviamo di fronte all'erede di Wii Play, molto più del pubblicizzatissimo One to Switch, rivelatosi poi una demo tecnica tutt'altro che ispirata. 51 è forse il migliore esponente delle potenzialità di Nintendo Switch. Prende il concetto di partita a mordi e fuggi, aiutandosi con il gameplay collaudato della tradizione dei grandi giochi da tavolo, e lo inserisce in un impianto ludico gradevolissimo, ma fallisce miseramente nel confezionare un'esperienza impeccabile, sbagliando sul multiplayer. Mi sento comunque di consigliarne l'acquisto, ma a patto che abbiate chiaro che al giorno d'oggi 51 Worldwide Games non è un party game, né un titolo pensato per il single player. È un'esperienza che dà il meglio di sé in due giocatori, non di più, non di meno.
Un'impostazione, a mio avviso, senza una logica precisa, che si inserisce, purtroppo, in una sequenza di scelte quantomeno discutibili da parte di Nintendo. Dall'incapacità di gestire l'online play nei suoi titoli di maggior successo, passando alla politica dei singoli utenti su Animal Crossing, così il multiplayer a due di 51 Worldwide Games fa parte di quelle sviste imperdonabili che vanno ad intaccare delle esperienze ludiche altrimenti impeccabili.